canale si chiama Occhio Bello Media. Oggi ho una buona notizia da darvi. Sembra che il reddito di emergenza è arrivato o sta per arrivare. Poi parleremo del bonus Natale e parleremo del bonus IRPEF. Oggi sono particolarmente contenta perché il mio canale sta sempre più diventando nazionale e internazionale, perché mi scrivono dall'Ucraina, mi scrivono dalla Russia, ovviamente non dalla nazione della Russia, non dalla nazione dell'Ucraina, ma le persone sono cittadine russe, cittadine ucraine, e poi ci sono persone che mi scrivono che sono di nazionalità del Perù, del Cile, poi ci sono africani che parlano in inglese, poi ci sono gli africani che parlano in francese. Io vi ringrazio moltissimo perché mi state scrivendo, mi state facendo un sacco di domande e vi state iscrivendo. Io vi ringrazio per le iscrizioni che state facendo, perché io, come sapete, ho tante cose da dirvi, ma non posso dire tutto in un video, perché vorrei ancora parlarvi della sanatoria. Ci sono ancora tante domande che mi avete chiesto, ci sono tante domande che mi avete fatto, e io non ho tempo, devo rispondere dopo questo video. Domani ne farò un altro per parlarvi della sanatoria, ancora tante domande. Cominciamo con la prima questione, il reddito di emergenza. Alcune persone lo chiamano bonus reddito di emergenza, però insomma si chiama reddito di emergenza, reddito emergenza para REM. Le buone notizie sono queste, che mi avete scritto che lunedì avete ricevuto, chi ha ricevuto un bonifico domiciliato, chi ne ha ricevuto addirittura due, ed è una buona notizia. Potrebbe essere che entro il 23 di novembre, o speriamo entro la fine di novembre, a tutte le persone arrivi questo reddito di emergenza, che arrivi questo contributo, che vi ricordo sono 400 euro. Vi ricordo che questo REM, questo reddito di emergenza, si riferisce al mese di settembre ed è l'ultimo contributo, perché poi così sembra per gennaio, per l'anno 2022 purtroppo non dovrebbe arrivare niente, però io sono positiva, sono di carattere che penso in positivo e non voglio rattristarvi. Pensiamo a questo, l'ultimo reddito di emergenza che deve arrivare, e non è detto che nel 2022 arriva qualcos'altro, però io non, a me non piace illudere le persone, perciò vi dico che nel 2022 non sappiamo se il reddito di emergenza viene rinnovato, se viene ancora erogato, non lo so, non lo sappiamo. Sarò io stessa la prima persona a fare un video e a informarvi. Adesso siamo a novembre, aspettiamo cosa succede. Comunque io so che tanti di voi state aspettando questo reddito di emergenza, questo REM. Alcuni di voi sono contenti perché l'hanno ricevuto, alcuni di voi sono tristi perché giustamente sono un sacco di mesi che aspettate questo contributo e non arriva. Perciò vi prego, aspettate, abbiate pazienza, perché ovviamente dipende solamente dall'INPS. INPS ha promesso che lo distribuisce, INPS ha promesso che lo eroga, e noi diciamo che crediamo all'INPS. Speriamo che arrivi presto e scrivetemi nelle mail se è arrivato o non è arrivato, però vi confermo che alcune persone lo hanno già ricevuto. Ripeto, chi non l'ha ancora ricevuto, aspettate il 23 di novembre, manca poco, aspettate. Se non è il 23 sarà il 24, purtroppo, come vi dico, l'INPS non è stata molto chiara, ha solo detto che sta per dare i soldi, che sta per distribuire, che sta per erogare 400 euro.
Un'altra cosa, vi volevo tanto ringraziare in tutte le lingue che adesso mi vengono in mente perché, come ho detto prima, mi state scrivendo in tanti, mi state facendo tante domande e io man mano farò altri video per rispondere a tutte le domande. Volevo ringraziarvi che vi siete iscritti, vi volevo dire Spasibo, spasibo in lingua russa credo si dica grazie. Vi volevo dire merci beaucoup, volevo dirvi thank you a lot, volevo dirvi Dankeschön e volevo dirvi Shukran e tutte le altre, muchas gracias e tutte le altre lingue che adesso non mi ricordo perché sono troppo contenta. Vi volevo solo dire grazie, grazie a tutti quanti. Adesso parliamo dell'altro argomento. L'altro argomento che mi sta particolarmente al cuore è il bonus Natale. Vi devo parlare del bonus Natale. Vi devo dire una cosa, non mi piace questa parola bonus Natale perché sembra un regalo, sembra una cosa meravigliosa. Forse lo è una cosa meravigliosa, però non capisco perché l'abbiano chiamato bonus Natale. È semplicemente un bonus spesa. Quello che c'è stato anche l'anno scorso. In pratica è un bonus per le famiglie che hanno bisogno, giustamente, del bonus spesa per tirare avanti, perché è un bonus, diciamo, per i generi alimentari, è un bonus per i prodotti, per la pulizia, è un bonus che serve alle famiglie o alle persone singole che hanno bisogno di questo bonus perché non hanno soldi, perché non hanno gli strumenti. Questo è un bonus che viene erogato dal comune, ok? Però il comune prende i soldi dallo Stato, ricordatevelo, il comune prende i soldi dallo Stato. Perciò diciamo che sono stati i giornalisti che hanno dato questo nome bonus Natale, ma in pratica è un bonus spesa. E questo bonus, come ho detto prima, è un bonus che serve per il cibo, cioè per il mangiare, per il bonus per le pulizie di casa e per l'igiene personale. E ricordatevi che non potete spendere i soldi di questo bonus per le sigarette e per l'alcol, è proibito. Comunque, io a fine video vi mostrerò punto per punto come si fa a fare domanda per questo bonus spesa. Ogni comune, vi ricordo che ogni comune ha una data di scadenza, è una data alla quale voi potete partecipare e potete fare la richiesta del bonus specifica. Ogni comune ha la propria legge, ogni comune ha la propria normativa. Per esempio, se a Milano comincia tale data, non è detto che a Genova comincia quella stessa data. Può essere che alcune città, può essere che voi rimarrete anche delusi perché ci sono alcune città che hanno già erogato questo bonus e voi non potete più fare domanda perché è già scaduto. Questo ve lo devo dire perché sapete che io vi dico sempre la verità, non voglio illudervi, perciò io vi spiego adesso come si fa a chiedere questo bonus, però vi prego non rimanete delusi se voi non potete fare domanda perché ci sono già alcuni comuni che l'hanno già distribuito il bonus spesa e se voi non l'avete già fatto non avete più diritto, forse dovrete aspettare l'anno prossimo. Però io vi auguro che possiate fare domanda. Come si fa la domanda? Allora, non è così difficile. Andate nel computer, andate a cercare su Google la voce comune di. Per esempio, se state, vi faccio un esempio, a Genova, scrivete www.comunedigenova.it oppure scrivete www. comunedigenova.it bonus spesa. Una volta che siete entrati dentro nel bonus spesa, perché viene fuori la dicitura bonus spesa, cliccate dentro e lì c'è scritto devi fare domanda con lo SPID.
voi sapete già cos'è lo speed, ve l'ho spiegato nel mio video precedente, cercatelo. Comunque, per chi non lo sa, non sapete come si fa a entrare con lo speed, farò di nuovo un altro video. Sappiate che io ho già parlato del bonus spesa nel mio video precedente, dove avevo il cappellino azzurro, guardatevelo. Comunque, tornando al bonus spesa, che è il bonus Natale, perché i giornalisti l'hanno chiamato così, dovete cercare dentro, vi ripeto, www.comunedigenova.bonusspesa oppure www.comunedimilano, faccio sempre un altro esempio, bonus spesa. Entrate dentro lì, cliccate, viene fuori la parola entra con lo speed. Tu entri con lo speed e poi automaticamente vieni guidato alla voce bonus spesa, oppure in alcuni casi viene indicato emergenza Covid-19. Se non trovate facilmente il bonus spesa, potete scrivere in Google www.comunedi e scegliete il comune di vostra residenza, bonus spesa Covid-19, e così lo trovate ancora più facilmente. C'è un'altra cosa da dire: potete entrare anche nel vostro comune di residenza scrivendo www.comunedi, ad esempio Genova, e lì quando entrate nel comune dovete cercare la home page. Home page si scrive H-O-M-E, home page. Entrate dentro nella home page del comune di vostra residenza e lì cercate o notizie o cercate informazioni, cliccate dentro e cercate la voce bonus spesa oppure emergenza Covid-19 e poi in piccolo c'è scritto bonus spesa. Io ho tante altre cose ancora da dirvi, vediamo se faccio in tempo, se no farò un secondo video. Volevo dirvi, una volta che siete entrati con lo speed oppure con la carta identità elettronica, per chi ha la carta identità plastificata, cioè elettronica, potete entrare anche con questa carta identità elettronica, ok? Una volta che siete entrati, seguite passo per passo e quando cliccate dentro, che c'è scritto bonus spesa oppure Covid, emergenza Covid-19, dovete compilare tutto quanto, c'è scritto nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, e vi chiedono quante persone siete nello stesso nucleo familiare. Può essere che siete solo una persona, che siete marito e moglie, che siete marito e moglie e due figli, ad esempio. Dovete cliccare dentro, dovete mettere una X e andate avanti. Poi vi chiede, avete usufruito del bonus spesa anche l'anno scorso? Lì dovete dire sì e mettete una X, ho ricevuto il bonus spesa l'anno scorso, oppure no, non ho ricevuto il bonus spesa l'anno scorso. Attenzione, perché c'è anche un limite dell'ISE. Ogni comune, come ho detto prima, ha un limite dell'ISE. Perciò attenzione, se il comune indica un limite di un ISE, dovete rispettarlo, perché il comune farà tutti i controlli necessari. Perciò prima di compilare, tirate fuori il vostro ISE, controllate l'importo dell'ISE che voi avete e poi, una volta che avete controllato l'ISE, una volta che avete davanti il modulo per compilare, e dovete scrivere sì, il mio ISE è inferiore a XXX euro, perché attenzione, se è superiore all'importo che il comune vi chiede, andate incontro a delle penalità, a delle sanzioni, perché il comune controllerà. Io ho ancora tante altre cose da dirvi, però per il momento io chiudo qui. Parlerò del bonus IRPEF ex bonus Renzi nel prossimo video.
io vi saluto. Se avete domande, vi ripeto, scrivetemi nella mail che è scritto sotto del video, vedete sotto c'è l'indirizzo mail, e potete farmi tutte le domande che volete. Io vi ringrazio, vi chiedo di iscrivervi e di mettermi il like. Grazie ancora, vi saluto e ciao, a presto.